Finalmente c'è qualcuno che ha fatto notare ciò che tanti hanno nascosto, portando a galla la verità. È scioccante che nessuno finora abbia detto nulla. Rimanete fino alla fine del video e capirete quello che i media e le istituzioni vogliono nascondere. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Quando si tratta di accuse e oltraggi alla Juventus, tutti stanno in silenzio. Nessuno fa notare la gravità di certe situazioni. Lo scandalo avvenuto l'altro giorno è passato inosservato, nel silenzio più totale dei media. Ma ora qualcuno finalmente ha portato a galla la verità. La Fondazione Gedentità Bianconera, infatti, ha annunciato una lettera di diffida nei confronti di Gabriele Gravina. Le dichiarazioni pubbliche del presidente della FIGC sul caso plusvalenze hanno scatenato una tempesta legale. L'ufficio legale della Fondazione JB ha ritenuto necessario intervenire per proteggere i diritti dei tifosi juventini. La lettera, pubblicata sul sito della Fondazione, mette in luce le gravi incongruenze e la mancanza di equità nel trattamento della Juventus rispetto ad altre società coinvolte in casi simili. Prima di riportarti la verità espressa dalla lettera di Fondazione Gedentità Bianconera, vogliamo subito sapere il tuo parere. Pensi che la Juve debba agire legalmente contro le affermazioni di Gravina? Qual è il tuo pensiero sulle sue parole? Scrivilo nei commenti sotto al video. Ed ora, ecco cosa dice la lettera. Illustrissimo dottor Gabriele Gravina, la giustizia deve essere rapida, ma non a scapito del diritto di difesa e della verità. La Fondazione JB sottolinea come la giustizia sportiva debba rispettare il principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Ma Gravina sembra avere dimenticato questo principio. La lettera evidenzia come la giustizia sportiva abbia trattato diversamente casi simili, con un occhio di riguardo per società come il Napoli e la Roma. Ad esempio, il caso Osimhen, acquistato dal Lille per 71 milioni di euro, con 21 milioni di euro pagati tramite giocatori che non hanno mai giocato per il Lille e che non hanno un valore reale sul mercato. La giustizia sportiva ha ignorato queste incongruenze, mentre la Juventus è stata punita in tempi record per situazioni simili. Non è strana questa disparità? E cosa dire del caso plusvalenze della Roma? Operazioni di mercato per oltre 179 milioni di euro sotto inchiesta, ma nessuna azione concreta da parte della giustizia sportiva. Gravina deve delle spiegazioni a tutti i tifosi, non solo juventini, su perché ci sia questa evidente disparità di trattamento. È giunto il momento di far luce su queste vicende e di chiedere giustizia. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video se condividete la nostra analisi e quella di Fondazione Gedentità Bianconera. Insieme possiamo far sentire la voce della verità e della giustizia. La Fondazione JB non difende la Juventus FC, ma i suoi tifosi, che meritano risposte chiare e trasparenti dalle istituzioni.